Benvenuta Chiara, grazie per aver accettato l'invito. E come ogni volta, cito Maria De Filippis, mi sento molto c'è posta per te. Fantastico, ci piace. Grazie a voi per l'invito, sono super felice e onorata di partecipare. Grande. Grande. Ok, allora faccio un attimo di recap su cosa succede durante le live. Noi adesso stiamo registrando tutta l'intervista. Ovviamente accedere a questa live è gratuito, come avete potuto vedere. Se poi volete accedere alla registrazione, c'è la possibilità di farlo accedendo semplicemente all'area VIP, che ha un costo di 3 euro mensili, che ci servono semplicemente per sostenere la community, ma se no, lo facciamo volentieri anche gratuitamente, anche perché finora non c'è stato ancora nessuno che ci sta sostenendo, ma va benissimo così. Continuiamo a farlo anche gratuitamente, ci piace lo stesso. E niente, quindi oggi abbiamo Chiara. Ci tengo a dire che le live che facciamo sono sempre ben distribuite. Abbiamo sempre un ospite donna e un ospite uomo, per far sì che non sia un ma nel questa nostra serie di eventi. Ci teniamo molto a diffondere quest'etica che alla quale ci teniamo particolarmente. Quindi ci teniamo molto all'inclusività e questo, diciamo, è quello sul quale noi puntiamo sempre. E poi ovviamente ci piace condividere le esperienze di tutti gli artisti con i quali entriamo in collaborazione. E Chiara è una di queste. Grazie, mi fa piacere collaborare con voi e è giusto anche ovviamente dare spazio anche alle donne in questo settore, che magari si tende sempre a pensare che sia una cosa più tecnica e invece non lo è. Ci sono tantissime donne che lavorano in questo settore e che magari tendono a essere meno famose, come nella storia dell'arte, insomma. Sì, infatti la storia dell'arte purtroppo ti insegna questo. Cioè, se vogliamo ricordarci qualche artista famosa, forse le possiamo contare sulla punta delle dita, insomma. Cioè Tamara Delempicka, forse tra le più famose, Frida Kahlo, nella storia dell'arte, diciamo, tradizionale. Quindi però diciamo che lavorandoci su questo aspetto possiamo iniziare a cambiare un po' quello che è questa forma mentis un po', come dire, poco inclusiva. Beh, tanto fortunatamente i tempi stanno cambiando, quindi c'è sempre per tutti. Assolutamente sì. Fatta questa premessa, Chiara, vuoi raccontarci un po' quello che è il tema di oggi, cioè avere la transizione che c'è stata tra arte tradizionale, quindi il tuo interesse dall'arte tradizionale all'arte digitale, quali sono stati i tuoi percorsi? Certo. Artistici. Allora, io avevo una formazione artistica molto tradizionale. Quindi, sì, diciamo che il titolo di questa live è proprio su questo connubio, che per me è molto importante e mi ha aiutato molto anche nel mio sviluppo, nel mio approccio poi nel mondo digitale 3D. Io sono sempre interessato al disegno, è un po' come tutti, cioè disegni a matita, disegni manga, sai, quando sei piccolo così, quindi penso che un po' ognuno di noi, quando ha iniziato a disegnare, faceva così, piava in cartoni animati che mi piaceva. E quindi poi ho portato questo nello studio e non ho pensato mai che magari fare i cartoni animati o lavorare in questo settore fosse una cosa raggiungibile o tangibile. Cioè, ho sempre pensato che queste cose esistevano, cioè cadevano giù dagli alberi e non c'era nessuno che le faceva, e quindi era una magia che cadevano praticamente.
E quindi non ero all'oscuro di questa cosa, però mi piaceva e quindi disegnavo. E poi tutti gli studi sono stati basati sulla pittura tradizionale, quindi ho studiato sempre un po' tutte le tecniche pittoriche, dall'acquerello, l'olio, l'incisione, l'acrilico, forse l'acrilico era quello che mi divertiva più di tutti, e più versatile, più gestibile, più veloce. E quindi poi ho anche studiato proprio tecniche antiche di pittura da un artista che mi ha insegnato a preparare i pigmenti, i colori, le tele, le materie prime schifose come le colle animali e tutte quelle cose là. Mi divertivo perché era molto alchemica la cosa, e quindi soddisfacente il risultato, fare qualcosa veramente da zero di pittorico. Poi ho studiato anche ovviamente scultura, principalmente su Creta, quindi non ho toccato il marmo, e quindi forse non vorrei mai farlo perché mi farebbe paura questo. Potresti provare. È un approccio diverso dalla Creta? Sì. Io sono più tecnico. Io quando disegno a dita e dopo passi a disegnare a penna, non puoi cancellare, e quindi c'è solo probabilmente le prime mesi, però poi la soddisfazione di fare un disegno a penna è bello. Ma io così. Ad un giorno mi piacerebbe provare molto. Sì, perché lì hai l'approccio di dover togliere necessariamente e non poter aggiungere. Ed è bello, molto, sì, molto impegnativo. Io ci sono passato, tra l'altro, insieme anche a Maru, sulla scultura dell'Ennio. Diciamo, è stato molto, molto impegnativo quegli anni in cui abbiamo fatto quello. Interessante. Sono poi invidiosa, voglio farlo anch'io adesso. Lo farò. Sì, secondo me ti piacerà sicuramente. È un bel approccio. Nel profondo nord dei monti sicuramente ci sono dei posti dove si scolpisce moltissimo il legno, quindi quella qui si trova. Sì. No, dicevo, è voglia, sì, se ne troverà un sacco di legno, ma dalle tue parti. E quindi poi dopo queste cose qui sono andato con un po' di incisione, quindi xilografia e acquaforte. Ah, bello. E quindi quello è bello, con tutti gli acidi, le cose per sciogliere il metallo, i torti, soddisfazione. E da lì poi, non sapendo che fosse un mondo raggiungibile, quello del 3D, e essendo sempre un po' stato demonizzato anche nella mia scuola all'epoca, il fatto di utilizzare anche il Photoshop stesso, quindi me la sono imparata un po' io disegnando col mouse e lavorando tipo su un singolo livello, scansionando i disegni, insomma le cose terribili, i miei esperimenti barbate, insomma. Lì dopo ho iniziato ad approcciarmi con il disegno 3D, che è una scuola con il disegno 2D digitale, che era un po' considerato barare anche dai miei professori, perché era un po', vabbè, ma la pittura è questa cosa, farlo con Photoshop, basta una scritta da un bottone, ho detto proprio in genere. E quindi così sentivo un po' il difetto. E un attimo ritornare a quello che leggo su Facebook ogni tanto, quando parlano demonizzando l'intelligenza artificiale, che poi, vabbè, nel caso ci facciamo una parentesi, l'ho già oppure è nasty? No, vabbè, ci ho già fatto una parentesi nelle live precedenti, però insomma sì, questi tool che velocizzano il lavoro molte volte vengono demonizzati in maniera, secondo me, troppo esagerata. Sicuramente noi siamo dell'opinione che non sostituiranno mai gli artisti, perché gli artisti hanno l'unica cosa che la macchina non potrà mai avere, che è la coscienza e l'anima, ovviamente. Quindi cioè, sarà impossibile che questo succeda, però ripeto, l'intelligenza artificiale può sicuramente essere sfruttata dall'essere umano, per così come un tool. Sì, fa Photoshop, dicevi, veniva demonizzato da... Esatto, sì, io la vedo un po' l'intelligenza artificiale come
immaginavo in arte come da combattere in guerra. Cioè adesso le guerre sono combattute da tecnologie intelligentissime, missili automatici, diventa quasi una guerra più elettronica, molto cyberpunk quasi, però per una tecnologia di guerra non so neanche disinteressarmene sinceramente, però le guerre sono combattute in modo molto diverso. Però tuttora esistono le spade e chi adora imparare a usare le spade è un piacere nel imparare questo tipo di arte. Quindi la pittura attualmente è un hobby, è una cosa bella da fare, da coltivare, una tecnica antica che è giusto portare avanti, però se devo fare un lavoro, mi chiedono un lavoro e lo faccio dipinto con l'olio oppure lo faccio con Photoshop, devo finirlo veloce, quindi lo faccio con Photoshop. E però individuo. Sono scelte. E questa è una cosa, non esclude l'altra, quindi no, allora, qualcuno utilizza l'intelligenza artificiale non significa che allora diventa la verità assoluta e non può usarla. No, io ci tengo a dire, quindi non voglio essere frainteso, per esempio noi in studio la utilizziamo, ma la utilizziamo come motore di ricerca evoluto. Semplicemente, piuttosto che scrivere su Google e fare delle ricerche per delle reference o su Pinterest, per ricercare delle immagini, ci ricerchiamo delle immagini utilizzando quello come motore di ricerca. Il lavoro tradizionale di creazione dell'opera d'arte digitale, in questo caso, è fatta e sarà sempre fatta da esseri umani, almeno nel nostro caso. Quindi non vorrei che mi fraintendessero le persone che non sono entrate dopo, insomma, siamo pro all'utilizzo del tool per velocizzare alcuni processi, ma non alla sostituzione del tool all'essere umano. Questo sia chiaro. Certo, sono d'accordo. Continuando con il discorso, dopo aver finito gli studi artistici, ho dovuto dire, vabbè, ma adesso che lavoro faccio? Quindi, ho deciso di studiare graphic design. Quindi ho studiato graphic designer per diversi anni, poi ho lavorato in agenzie per diversi anni, in senso di pubblicità e di comunicazione. E graphic design è stata una parentesi 2D che mi ha aiutato personalmente moltissimo a dare dei segni che normalmente soltanto se avessi proseguito col mondo dell'illustrazione probabilmente non avrei avuto un senso di composizione di spazi, dell'apprezzamento dello spazio vuoto e della tipografia, che quella è una cosa che è continuata a essermi molto, anche se non ci sto più dietro con quell'aspetto, però mi ha dato anche un senso, un piacere anche in un campo molto diverso da quello da cui ero partita. Quindi sì, quello è stato un aspetto molto formativo per me e che mi è utile tuttora adesso. Quindi avendo fatto anche diversi tipi di lavori e così, attualmente vedo che mi torna utile qualsiasi cosa che ho imparato. E quindi la pittura mi è stata utile poi per imparare digital painting, la grafica mi è stata utile poi per il mio lavoro attuale, anche per comporre le mie immagini. E il percorso poi, dopo aver lavorato tanto per le agenzie e così, mi ha dato anche qualche tip di strategia proprio di comunicazione per le aziende. E tra l'altro qui per la scuola dove lavori, che se non conoscono gli altri, se ne vuoi accennare. Sì, io sono insegnante alla SkyUp Academy e mi occupo anche di tutta la gestione interna e anche della parte di comunicazione, di design, assieme anche ad altri colleghi. E quindi sì, diciamo che il mio lavoro attualmente è molto a 360 gradi ed è molto vario. E quindi dopo sì, dopo essermi annoiato un po' nel mondo della comunicazione, perché iniziavo a non imparare così tanto e volevo continuare a imparare cose nuove, allora ho deciso di studiare, di ritornare a studiare. Ho studiato 3D, ho studiato 3D concept art e mi sono buttata in quel settore. Quindi ho lavorato molto, anche comunque sempre nell'ambito della comunicazione, però con una veste diversa. E questo mi ha dato molto piacere e molto stimolo per sfruttare tutte le conoscenze che ho accumulato negli anni.
adesso, dopo aver lavorato per diversi settori, adesso lavoro con insegnante a tempo pieno a Skyup, e devo dire che mi sta dando grandi soddisfazioni dal punto di vista proprio mio, sempre formativo, perché sono sempre nelle condizioni di imparare. È vero, è vero. Anche noi abbiamo avuto un'esperienza simile. Infatti, credo che insegnare, a prescindere dal target, noi per esempio abbiamo avuto delle esperienze con bambini di quarta elementare, c'è stato molto molto utile dal punto di vista degli input che abbiamo avuto da questi bambini, che molto probabilmente in alcuni casi non avremmo avuto, oppure delle idee alle quali forse solo insegnando a volte ci arrivi. Molto probabilmente anche con gli studenti questa cosa ti capita, no? Sì, beh, io ho visto che rispetto al lavoro di agenzia nelle aziende, mi capita di più di imparare quando adesso che sto insegnando, perché devo immagazzinare le informazioni in maniera diversa. Quindi, mentre se prima basta che funzioni, insomma, il progetto l'ho portato a casa, anche se non mi ricordo esattamente come funziona quella dinamica, però è andata bene, per fortuna. È un po' più così, perché sei lì presa dalla fretta e devi farlo e sopravvivere. Insegnarlo devi avere un metodo per imparare. Cioè, devi imparare tu prima le cose e capire come spiegarle agli altri. Le capisci meglio che tu. Quindi, e soprattutto gli errori degli studenti, imparo tantissimo, perché magari io in 10 anni, 15 che uso Photoshop, vado agli studenti e hanno dei problemi. No ragazzi, questo non è mai successo, non è possibile che esista, e poi lì ti tocca imparare, non di guarda, ma che cazzo, e dopo capisci che sono nuove cose, che c'è un cazzo. Quindi, un po' quello che succede anche in produzione, tipo quando impari determinate cose in una scuola, succedono determinate reazioni riguardo ai software. In produzione ti capita che durante una fase di realizzazione delle problematiche che durante gli studi ti capitavano, o non capitano le stesse problematiche, o te ne capitano di nuove che non avevi mai affrontato, e quindi è proprio lì che impari e ti aggiorni, perché fai ricerca per risolvere quella problematica, e poi ovviamente, come tutti sappiamo, in questo settore non saremo mai arrivati. Avremo ogni giorno da imparare in continuazione, ed è proprio per questo che a me piace questo settore, perché non è mai monotono. Infatti, quello che dico sempre a Teresa, è capitato anche in altre live, la cosa bella di questo settore è che non mi fa sentire di lavorare in una routine, non amo molto la routine io personalmente, quindi se lo faccio da 10 anni, immagino come anche tu, è perché appunto ogni giorno è una nuova sfida nella computer grafica. Sì, ed è sempre in continuo aggiornamento, e quindi devi sempre imparare qualcosa, il tool nuovo che esce, il software che sta prendendo piede, l'altro che sta venendo, sta diventando obsoleto, e quindi sei sempre stimolato, e quindi secondo me è molto importante per il cervello, e come dici tu, anche per me l'abitudine è importante, avere delle routine, delle cose, però quando ti adagi nell'abitudine, secondo me è finita. Cioè, per alcune persone invece fa molto bene, e personalmente dopo un po' mi sento morire. Io non ce la farei, cioè io avrei lasciato, così come ho lasciato tanti altri posti. Le persone mi conoscono, Marco, dei tanti hobby, ma molti dei quali li ho lasciati proprio perché diventavano dopo
mesi o un anno di robe, una routine, quindi invece nel 3D non c'è mai stata questa cosa, ed è fantastico per questo. Poi la gente è stato, diciamo, un'altra cosa in più che ha scaturito la volontà di continuare all'infinito in questo settore e dedicarci solo a questo settore. È un settore talmente ampio che richiede, penso, quasi tutte le energie, però è bello sì, per anche la comunità e le persone che conosci, perché alla fine trovi tanti tuoi simili con cui condividere e soprattutto collaborare, perché poi ognuno ha le sue specializzazioni e ti trovi chi ha delle specialità che vanno a braccetto con le tue, ed è un piacere poi lavorare con degli amici soprattutto. Sì, sì, infatti, no, infatti, assolutamente. Avevamo una scaletta di domande. Sì. Se tu hai finito la presentazione, inizierei la prima, che era: qual è il lavoro al quale sei più affezionato, che sia digitale o analogico, insomma? Di solito mi affeziono di più ai lavori, all'ultimo lavoro che faccio, quindi tendenzialmente i miei lavori vecchi non mi piacciono mai. E anche un po' quella sindrome del tipo: i miei lavori mi fanno tutti schifo, così, che sto assolutamente superando, accettando un po' quello che è stato il mio percorso. Quindi ho fatto dei lavori brutti, sì, ho dato il meglio che potevo in quel momento, sì, quindi accetto che ho fatto quello che potevo, e soprattutto riconoscendo gli errori che ho fatto, quello dopo posso farlo meglio. Quindi cerco sempre di migliorare, di dare il 100% se posso nei miei progetti, e quindi l'ultimo è quello che mi piace di più, perché so che ho più skill di quelle prima e ho imparato cose nuove. Quindi il migliore sarà sempre quello che non hai ancora fatto. Esatto, infatti non riesco mai a terminare i miei progetti personali, perché dopo sono troppo gasata per iniziarne un altro, e quindi sono sempre tipo lì un po' nel finiti, un po' nel pubblicati, infatti faccio schifo a pubblicare i social, sono sempre qui che mi prometto, adesso devo diventare un influencer, ma mi do il getto dietro. Diventa complicato. Sì. Volendo, adesso con orgoglio farvi vedere in anteprima, se dovrò pubblicare prima o poi il mio ultimo lavoro, che ho, ecco. Vuol dire, no? Sì, si vede anche. Sì, in specie, una cosa mi succede che quando condivido lo schermo mi disconnetto dalla cosa, quindi vedo era nel caso ti riparo. Però forse posso condividere soltanto la finestra, così anzio vediamo. Faccio vedere qualche lavoretto, vediamo se perché. Posso andare a lavorare da background, da graphic designer, poco funzionale, ma non posso, non mi interessa. Questo è l'ultimo lavoro che ho rifatto, sai, alla Pixen, o sempre, e basta, ho fatto niente scala, stupendo, texturizzando e renderizzando, è venuto anche, ma nel CD, che ho dato le scelte, soprattutto che è la parte più odiosa per me. E non sia per te, credo a tutti. È la parte più odiosa. È un ambiente particolare, e molto chi se la fa, sia che prima o poi voglio provarci a rivalutarlo e apprezzarlo. Sì. Quindi questi sono i miei ultimi renderini che sto buttando fuori con i giorni. Bellissimo. E sto sperimentando con le pose, col fisheye, dai, sì, ricevo, vabbè. E basta, questi sono anche questo è effettivamente il lavoro che mi soddisfa di più, il superstite tra un sacco di lavori iniziati e mai finiti, quindi dei progetti personali va così. Poi c'è qualche altro progetto vecchio, misto 2D, 3D, The Long Soup, che adoro, e questo è il mio disegno che è andato nello spazio, nel ISS, che l'ho fatto collaborando con un'agenzia aerospaziale di Malta, che hanno inviato sì, per una ricerca scientifica su sangue, globuli rossi,
e in più hanno mandato della musica e il mio artwork è streamato poi giù sulla terra dall'ISS, quindi questo è un tributo semplice allo spazio, alla musica, alle cose. Ma questa qui è su un tuo art station? Questo è chissà cosa c'è nel art station, scopritelo. Che... E poi anche delle altre illustrazioni che ho fatto, concept 3D, un po' di esperimenti. E poi per finire uno dei miei rarissimi disegni che faccio con una pistola puntata alla tempia dolci. E fa una stretta. E basta, quindi ci ho provato, sono soddisfatta della dolcezza che sono riuscita ad esprimere, ma adesso l'ho finita tutta, quindi basta. Allora, anche se è un tema che non veramente non ti piacerà, però ti invito a partecipare al contest Kawaii che abbiamo fatto. Cazzo, mi sono persa la sfida Cyberpunk, che è proprio quello che mi piace. Adesso mi trovo il contest Kawaii, e oddio, non so se lo faccio. Vabbè, però devi recuperarlo quello Cyberpunk, cioè, questa è una possibilità di fare. Quando segno? Mi sento tre Cyberpunk e Kawaii, in modo aspetta, stavo dicendo una cosa, mi sono dimenticato. Forse non era il botta. Ok. Niente. Dovevi mostrarci qualcos'altro? No, vabbè, questo è quanto. Ok. Allora, a proposito dei lavori che ci hai mostrato, ti chiederei, quest'altro la prossima domanda, quali sono gli strumenti, i tool che ti velocizzano nel lavoro? E se ti va di condividerceli, insomma, di parlare di qualcosa di più tecnico che potrebbe servire ai digital sculptor piuttosto che digital paint. Certo. Ma io utilizzo, cioè mescolo molto le cose, quindi cerco sempre di utilizzare tutte le cose che ho imparato nell'arco della mia vita. E cerco di metterle in pratica. Quindi io sono una persona molto da mi scarico il super mega ultimissimo plugin per sperimentare e vedere cosa fa. O non è proprio l'approccio che mi viene naturale, poi magari scopro cosa c'è il plugin. Vabbè. Però mixo molto, uso tantissimo Photoshop per cozzare, per correggere, per screenshotare la mia cosa in 3D e poi da. E poi dopo me la correggo da lì, se anche magari sono più veloce, quindi mixo tantissimo questo. E poi è il mio workshop, quindi a partire da Photoshop, oppure addirittura schiacciando su carta, perché il giorno di segnarlo che è molto più... il cervello raduna di più su carta che su monitor, e quindi questo me l'avevano ribadito molto spesso, anche studiando grafica, e l'ho trovato utile. Però confesso che lo sto applicando sempre di meno, perché forse sto diventando una macchina, lo spero. E quindi poi passo subito su ZBrush, molti sketch li faccio da lì, magari faccio lo sketch in ZBrush e poi ritorno in Photoshop, invece disegno sopra e dopo ritorno in ZBrush. E... Intendi proprio poi un blockout o semplicemente... Cioè fai un blockout un pochino più evoluto che ti modifichi in Photoshop e poi lo continui lì, insomma sì, questa cosa volevo capire. Facevo magari il progetto, il mio disegno in Photoshop, poi dopo faccio il blockout su ZBrush per verificare i volumi e come funziona tridimensionalmente. Poi magari se mi serve a produrre un concept o un disegno più accurato, allora no. Magari ritorno in Photoshop e posso studiare meglio le viste e dopo ricomincio a sketchare su ZBrush. Se serve faccio così. Questo non è mai lineare perché dipende sempre da quello che devo fare. Poi basta, poi dopo dipende se devo fare un progetto 2D. Allora dopo aver fatto la parte in ZBrush ci metto due luci e dopo passo lo screenshot e lo butto in Photoshop e ci disegno sopra. Quindi
mi aiuto per avere il buon, per essere più veloce, perché se dovessi stare qui a farmi tutte le mie di prospettiva, buonanotte, sarei ancora là forse. E anche se mi diverte, farlo. Ma... E poi, e quindi tipo anche l'ultimo disegno dolcino, lì c'è una base di 3D, però dopo non si vede perché l'ha tenuto, c'è pento tutto sopra. E tutto... Esatto, sì. E poi dopo se invece è un progetto 3D tipo Cell, utilizzo il completo in ZBrush e utilizzo il workflow di multi-inudine, quindi passando per Maya per fare l'UV. Facendo multi-inudine, esporto il displacement da ZBrush o se non funziona come al solito lo faccio da Mapbox, che è un tritacarne, che va sempre bene. E poi dopo passo su Substance Painter e renderizzo in Photoshop renderizzo in Maya, direi. Anche se ultimamente ho scoperto Marinoset, non è che l'ho scoperto l'acqua calda, però vabbè, l'ho usato e imparato. E Marinoset mi piace da matti. È ottimo, però diciamo presentazioni di progetti statici, in realtà anche animati, perché so che legge. Anzi, provai a caricarli proprio, se non ricordo male, degli FBX, se non sbaglio, anche gli Alembic legge. Sì, li leggo, l'ho proprio testato e funziona con le animazioni e adesso funziona molto bene anche con il vetro, le cose trasparenti. Ah, funziona? Sì. Utilizzando l'ultima? Sì, l'ultima uscita, il 5, 5 qualcosa, una roba così, non so i numeri. Li abbiamo contattati per una collaborazione. Molto probabilmente partiremo con dei contenuti a breve. È molto interessante. Tra l'altro, a proposito di baking, ti consiglio anche di buttare un occhio a Trencoat. Quanto riguarda il baking delle displacement e delle normal, funziona in alcuni casi anche molto meglio Substance. Substance non uso tanto per bakeare, però ci sono alcune robe che forse preferisco fare su ZBrush se è tutto nativo da lì, è molto complesso. In un momento di follia mi ero scaricata 3D Cut per provarlo, però non avevo tempo e dovevo vedere i tutorial per capire come funzionava, allora l'ho messo da parte. Però se ve lo consigli volentieri, ho smanettato per diverso tempo e non è entrato completamente nel nostro workflow. Il nostro workflow è molto lineare come quello che hai tu, solo che non utilizziamo Mirena, utilizziamo Arnold. Però lo consiglio, cioè in alcuni progetti ci ha velocizzato alcuni baking tediosi che non funzionavano. Sì, il baking è sempre un tasto dolente, quindi spero mai di non arrivarci, quindi vedere se 3D Cut può essere una valida soluzione, voglio proprio provarne, lo farò col prossimo lavoro che non è ancora di iniziare appena pubblico quel cazzo di Cell. Siamo in una fascia protetta, non protetta, ok. Poi dopo anche sono 3D, se posso mi piace pintarli oppure correggere e dare il tocco di finale con Photoshop, anche se magari potrebbe essere illegale, tra virgolette, però alla fine è quello che mi piace, avere un bel prodotto finito e quindi mi prendo di fare il mio. Dicevo, niente illegale se fatto a mano, che sia digitale, cioè se sia digitale o analogico. Ci sta tutto. E poi principalmente facendo, se non ho capito male, character design, alla fine quello che devi comunicare è sempre il progetto del personaggio, quindi quello è importante, il risultato, quindi sì. Quindi ci sono questi strumenti, ma cioè semplicemente degli strumenti. Certo. Sì, c'è una cosa che ci teniamo anche molto a insegnare a scuola, ovvero che non è che il software che usi è la tua identità. Quindi adesso io uso molto ZBrush ed è il mio software del cuore preferito, però non è che ho
cioè, da una parte che ho preso la licenza, non è che ho firmato un contratto con loro, mi pagano per usarlo e sponsorizzarlo. Cioè, se ne viene fuori 3D Cotto, un Blender che ha delle funzionalità migliori, oppure inizia a essere più utile per il mio workflow e le mie esperienze, cioè, non mi torno in palla, mi fa solo che piacere conoscere più software, quindi, cioè, sono come uno strumento per tieni il tuo astuccio, quindi. Infatti, guarda, io dico sempre che invidio chi ha lavorato in produzione, ma allo stesso tempo ringrazio il nostro percorso artistico, che è nato più dalla strada che dalla produzione seriale grossa, perché mi ha permesso di smanettare. Io uso il termine smanettare perché è il più appropriato. Sicuramente non avrò le conoscenze approfondite su tutti i software come molti altri, però questo percorso un po' più nato dalla strada mi ha permesso di variare e capire il workflow più adatto alle mie esigenze, e non mai nessuno che me lo ha dettato, quindi questa sicuramente è un'ottima cosa, ovviamente tenendo un occhio sempre attento a quello che è il business e il mercato, industry standard, e quindi facciamolo così con quel software perché ci sarà il motivo, studiamoci bene quel workflow e quella pipeline tradizionale. Se i big lo fanno così, significa che ci sarà un motivo. Contemporaneamente, parallelamente, smanettare su altro ed essere liberi di poterlo fare ci ha aiutato parecchio. Poi, tra l'altro, Teresa aveva anche un background diverso e non in linea con quello della computer grafica. Lei proviene dal mondo prettamente 2D, è una fotografa, quindi avere formamentis. E quindi credo anche nel tuo caso sei molto più libera, perché non lavorando in produzione che ti costringe ad utilizzare determinati software, sei un po' più puoi fare un po' il cavolo che ti pare, insomma. Esatto, sì, infatti è una delle cose che mi piace molto. E non avere vincoli e poter avere potere decisionale o di buttarmi a sperimentare qualcosa di nuovo, cioè è molto importante, perché insomma proprio che il lavoro deve essere sofferenza, ma deve essere piacere. Cioè c'è chi lo vede come pura sofferenza e sacrificio per l'umanità, e nel settore in cui siamo, secondo me, di svegliarti la mattina felice, iniziare a farlo e tornare a casa la sera che hai voglia di metterti al computer e fare qualche progetto personale. Quindi quello è quello che io ritengo un successo, e per me io sono felice perché la mattina mi sveglio felice e torno a casa e mi metto a fare dei progetti, e quindi e faccio aperitivo anche di te sotto. Il cervello tra qualche anno ci chiederà pietà, però effettivamente è quello che succede. Teresa forse un po' meno. No, io finiscono, cioè se chiudo lo studio chiudo completamente anche il cervello, infatti sì. Se le chiedo a Teresa, ma il fonogramma piano. La presidente, signor presidente. voglio arrivare che nel momento in cui il mio cervello mi chiederà pietà, voglio non avere impianti, quindi a me lo riuscito allora, quindi ci sono, lo facevo, quindi va bene. A proposito dell'insegnamento, ci chiedevamo come concili la tua attività artistica con quella di docente, o comunque quella in generale di seguire un gruppo di ragazzi ed essere un mentore comunque di qualcuno, avere quella responsabilità, sì. Certo. Allora, questo ci collega molto, secondo me, con il discorso che stavo facendo adesso, perché concilio questa attività, queste due attività,
con il piacere di poter fare un po' tra virgolette come si vuole. Quindi ovviamente noi rispettiamo gli standard dell'industria, quindi cerchiamo di insegnare quello che è standard, e come giusto che sia, in modo tale che gli studenti siano preparati ad affrontare quello che ci sarà dopo, anche se le aziende hanno i loro software proprietari, le loro cose personalizzate che poi bisogna sempre imparare. Però una cosa che mi piace molto di lavorare nella scuola è che non devo sottostare ai lavori e al gusto del cliente, cosa che ho fatto per tanti anni, e quindi un po' laboris moltissimo, quindi devi fare quello che loro piace, e quando loro sono contenti e il budget è finito, consegni, e fine. La tua gratificazione personale viene da un attimo, oppure da l'aver ricevuto lo stipendio e vabbè, vai fuori e far festa. E non è una cosa che alla fine a me gratifica molto, e quindi la cosa bella di lavorare e gestire una scuola è poter creare progetti che sono di nostro gusto e che divertono prima di tutto noi, che siano forti per gli studenti e che piacciono anche a loro, perché poi gira in gira le cose che piacciono alle persone sono quelle. Quindi se vogliamo fare un progetto perché ci piacciono i manga, perché no? Che chi ce lo vieta? Sì. Quindi sì, ho fatto un progetto su quello, però sempre ovviamente con l'ottica che agli studenti possano andare bene. E quindi i miei progetti personali diventano utili anche per i progetti di scuola, perché li posso utilizzare come esempio, ovviamente. Sì, infatti questo è ottimo, così non hai, diciamo, cioè non togli tempo, cioè una cosa non toglie tempo all'altra. Certo, posso magari anche lavorare a scuola al mio progetto personale, perché so che può essere utile per la scuola, e allo stesso tempo lavoro a casa per questo progetto, sapendo che è utile per me, per prepararmi in maniera più approfondita su qualcosa e per utilizzarlo. Quindi è bello, perché sono cose che vanno a braccetto. Sì, infatti è asking. Lorenzo, io sono diventato un po' cieco a questa distanza. Ci sono aspetti dell'insegnamento che influenzano il tuo modo di creare? Anche questo un po' si collega alla domanda di prima, perché influenzandosi a vicenda e io utilizzando magari i miei progetti per utilizzarli come esempio per insegnare, per preparare degli esercizi o illustrare cose agli studenti, si influenzano a vicenda, quindi strutture dei progetti in modo che possano essere utilizzati nelle lezioni, quindi magari salgo in un certo modo, in un certo ordine, in modo tale da riconoscere gli step, e quando gli studenti sono arrivati a questo punto faccio come art attack e tiro fuori il progetto che tocco. Vedete, adesso che siete in questa fase qui, allora è opportuno fare questo. Oppure mi salvo i file con degli errori, ad esempio ho qualche file che si è corrotto di ZBrush, che lo apri e vedi che è tutto spaccatissimo, distrutto, e mi dico, guardate, se non fate salvataggi incrementali, se non fate così, se non vi parate le chiappe, potreste trovarmi con un file così, basta, siete fottuti, ciao, ricominciate da capo. Quindi insomma, è anche un momento divertente, che crea un po' di empatia, anche per vedere che anch'io ho dei file completamente rotti, perché succede a tutti. Sì. E aiuta ed è formativo per loro imparare. Ah, beh, forse allora mi metto a salvare, a fare salvataggi incrementali prima che succeda. O infatti, i salvataggi incrementali per far prima, perché io dico sempre, ok, adesso salverò, però poi il mio cervello è talmente concentrato sulla produzione che preferisco impostarmi gli autosave. Certo, sì, è importante, perché poi quando vai nel flow, e dopo immagino anche se tu sei studente che sei lì, che sei troppo occupato a imparare e hai tutte le ansie del mondo perché devi ricordarti le cose, fare questo ti tocca
ti tocca imparare a salvare, non se lo non te ricordi perché non sai, hai finito la rana del cervello praticamente. Sì, in realtà ora rispondo all'ultimo messaggio di Christian. Peccato poi che nel mondo della produzione non funziona che quello che si fa, cioè quello che si fa quello che ci piace. Sì, ma non è detto che uno viene formato in una scuola per andare a lavorare necessariamente in una produzione, può anche lavorare come artista e fare il tempo che abbiamo fatto noi non volendo andare a lavorare in produzione. Cioè, la produzione non è l'unica ambizione per un artista digitale. Questo conosciamo tantissimi artisti visivi, ma non solo, che modellano, stampano in 3D, tipo Nico, sì. Che è un stagista che viene da noi, che lui aveva già la sua partita IVA, la sua attività, però comunque è venuto da noi per fare un po' di esperienza, per vedere com'era appunto lavorare in un'azienda che me l'ha registra. Poi ovviamente se n'è andato e comunque continua a fare il suo lavoro, ma non è stato tempo sprecato per lui, perché anzi se n'è andato comunque arricchito. Quindi se vai a lavorare in un'azienda sai che devi fare quello che ti chiede il cliente e rispettare quelle cose. Infatti noi facciamo il possibile in modo tale che loro capiscano quei set di deadline, capiscono il rispetto dei tempi e capiscano che a un certo punto se ti trovi con le cose che non ti piace ti adatti. Questa è una cosa che succede spesso, perché noi cerchiamo anche di dare concept sempre personalizzati agli studenti, proporzionati al loro livello. Magari c'è chi ha già fatto trading e quindi si può usare qualcosa di più complesso, e c'è chi non l'ha mai toccato e quindi si dà qualcosa di più accessibile per i nuovi livelli. E spessissimo c'è sempre chi odia per tutto il cuore il concept che gli viene dato, però non c'è possibilità di modifica perché è così il lavoro. Cioè, magari ti trovi che devi fare modellare che cosa ne so, Milano, e sei contentissimo e vuol dire modellare il cestino del pane e dici mi ammazzo piuttosto che fare il cestino del pane, che noia. Non so dire no, Laura, mi fa il cestino del pane per portare a casa la pagnotta, lo fai e stai zitto. E da Dio, così magari dopo ti danno delle cose più belle eventualmente, però quello è logico, quando lavori è così. Quindi si dice nada mangiare de pane test, cioè ne devi mangiare di pane duro. Esatto. Quindi ci sta. Sbattere di polipi. Ne devi sbattere di polipi, giustamente. Vabbè, perché da noi il polipo è molto... Metafore. Vabbè. Tu hai il mercato di leader. Beh. Dopo, quando secondo me hai scalato la piramide alimentare, magari puoi beccarti cose più belle, però devi soffrire. Non è questo, che non esiste solo questo, e se sei fortunato o se batti la testa abbastanza, ci sono altri settori dove puoi andare. Poi dipende molto dall'approccio della persona, cioè chi preferisce dedicarsi per una vita alla produzione, quindi essere al servizio di un cliente che può essere medio, grande o grossissima, oppure chi utilizza lo strumento, cioè la computer grafica, ragazzi, è uno strumento che ci permette di comunicare delle idee. Cioè non dimentichiamo sta roba. Dietro alla computer grafica non c'è solo tecnica. Quindi grazie alla computer grafica dobbiamo saper comunicare un'idea, un pensiero. Così come, lo dico sempre, uno scultore utilizza uno scalpello, un mazzuolo, eccetera, eccetera. Noi artisti digitali dobbiamo utilizzare l'arte digitale per comunicare qualcosa. Poi ovviamente che ci sia una tecnica e che va più o meno rispettata, lo trovo giustissimo, però non esiste solo la tecnica,
Oppure non esiste solo un metodo per arrivare ad un risultato, e se ovviamente in produzione sei costretto a utilizzare determinati workflow, è perché in produzione tutto è strutturato in base a quelle determinate lavorazioni, dettate anche dai software customizzati piuttosto che team che lavora a catena di montaggio, formato in una determinata maniera. Quindi io rispetto tantissimo quello che c'è dietro la produzione e dietro quello che è l'industria standard, però ripeto, per comunicare qualcosa non è detto che quello che devi realizzare è esclusivamente una strada per essere raggiunto, ma insomma, qui tra l'altro gli italiani siamo molto creativi e spannosi per questo, anche all'interno di produzioni, e questo lo dico come anche voce positiva che mi hanno detto molte persone che lavorano in produzione, che dalle menti italiane si ritrovano a diverse soluzioni, diciamo, il problem solving è quasi innato nell'italiano, perché forse deve destreggiarsi in varie situazioni problematiche, quindi forse siamo abbiamo un approccio un po' meno con i paraocchi, insomma. Poi che ci sia un workflow da seguire, perché deve rispettare una pipeline di produzione, ci sta ed è rispettabilissimo. Però se tipo l'artista deve lavorare per se stesso, cioè diventare un artista che ti racconta qualcosa tramite il suo iterato, per me utilizzare Paint piuttosto che Photoshop, se il risultato è lo stesso, o anche Excel, cioè... Sai quanti artisti vanno pixel art in Excel? Un giapponese che le faceva tantissimo, era il giapponese. Sì. Pinguin. Diceva. Sì. Ovviamente... tutto poi è soggettivo e dipende anche da come sei abituato ad approcciarti al mondo e all'arte in generale. Sì. C'è un'altra domanda. Allora, secondo te è necessario per chi vuole intraprendere la strada di digital sculpture fare esperienze fuori dall'Italia? O in grosse produzioni. Ah, ecco, ora ritorniamo. Sarà il tema caldo. Sì. Beh, questa è una cosa molto soggettiva e trovo che sicuramente più esperienze si fanno, meglio è. Ed essere più formativo, lo fai, più cose fai, più cose sperimenti, più capisci qual è la tua strada, cosa ti piace e dove ti senti a più agio, dove prendi più soldi. Io credo che non è che bisogna capire un po' qual è l'obiettivo, perché non esiste soltanto l'obiettivo delle grandi produzioni, e quello è, cioè, una persona di successo solo se hai lavorato lì, e se non hai fatto le grandi produzioni, allora sei un beta. E si può essere, ci sono tanti settori che non sono quelli, però dove puoi trarre molto la soddisfazione data grazie all'uso della computer grafica, cioè si può raggiungere altri livelli. Quindi per esempio io lavorando nella gioielleria, nella stampa, le miniature, collectibles, i giochi da tavolo, il settore medico, dove ci va proprio anche a, cioè, chi mi scolpisce le ossa, le robe mediche del genere, che ti fai una bella esperienza di anatomia. Se adesso io lavoro per esempio molto nell'ambito della gioielleria, è un ambito che a me piace moltissimo come settore, mi dà molta soddisfazione anche per Marcossi, e quindi sì, dipende cosa desidera uno, dipende anche dagli ambienti che gli piacciono. Se mi piacciono le aziende grosse,
o se gli piacciono delle aziende un po' più piccole. Questa è una questione caratteriale e secondo me non esiste mai una varietà, una verità assoluta. Ribadisco che più esperienze fai, più è costruttivo per te, per capire se non convini, non saprai mai. Poi già sei di approccio tra le aziende italiane o estere. E secondo me lavorare in Italia ti aiuta molto, poi anche ad apprezzare come sono le aziende estere, sono così lineari, cioè proprio sembra così facile come ragionano in modo preciso, organizzato e da lì senza giri strani, quindi è così. Sì, tra l'altro mi viene da ridere perché quando hai fatto il settore medico ho pensato a chi scolpisce denti, che io ho avuto proprio ultimamente cioè sei andato dal dentista? Sì, un contatto diretto con questa tecnologia dove praticamente ti fanno la scansione dell'interno bocca, prima della mandibola e poi la parte della mascella. Ti scansionano entrambe le arcate e poi il software 3D simula la chiusura delle due arcate in auto-U. E nella parte del dente mancante ovviamente viene creata l'alloggio che è anestente praticamente. Esattamente, sì, detta in maniera che sì, molto... semplice per farla capire a tutti, e poi in quell'alloggio viene modellato il dente, scolpito anche a mano da sculptor che lavorano in ZBrush, perché ne ho parlato poi con i tecnici, e utilizzano mi sono fatto un po' i cavoli loro. In realtà non posso dire l'azienda, perché mi hanno detto per me, raccomando, non dire che tipo, però sì, utilizzano ZBrush e tra l'altro mi hanno però sbagliato la dimensione del perno, perché mi hanno costruito il dente, mi hanno riscolpito il dente, però hanno sbagliato l'alloggio, la dimensione, la lunghezza del perno, e quindi è ritornata indietro. Però la cosa figa è che la tecnologia ha velocizzato questo approccio, cioè immaginate prima con il calco con l'alginato, che avrebbero dovuto mettermi tutta sto malotto in bocca e da stringere, poi avrebbero dovuto fare il positivo in gesso, eccetera eccetera, mandare, spedire sta roba. Invece lui con due click ha mandato il modello 3D della scansione sì assolutamente. Se quello niente, io da appassionata, se verità appassionata di medicina, mi rasano queste cose, non so se lo farei tutto il giorno, perché probabilmente ti ammazzi, però ci sono diversi tipi di menti proprio nelle persone, quindi c'è chi appunto ha avuto più abitudinario, e quindi un tipo di lavoro così è perfetto secondo me, perché è retributivo sicuramente, è soddisfacente, è gratificante, perché comunque lavorare nel settore medico sai che aiuti delle persone, non è che adesso noi siamo qui a fare prendere una filosofia di vita il 3D, però non è che stiamo salvando delle persone, cioè creiamo un trattamento e questo sicuramente salva le persone ed è fondamentale, però sì, meno dignitoso il lavoro di un 3D artist, uno scultore su ZBrush che fa denti, insomma, cioè magari non fa ridere perché vogliamo fare le cose complessissime, però è figo secondo me. Sì, o chi produce protesi. Sarebbe bello fare le protesi artificiali con i coronati e protesi per chi ha perché magari ha perso avanti eccetera, cioè, progettare con lui come vuole la sua nuova gamba, insomma, se perdessi una gamba spero di no, però lavorerei di lotta, insomma, quindi di nuova storia da esibire e non un difetto fisico da nascondere. A proposito di questo, mi ricordo il video di Chemical Brother,
dove c'è la modella che si alza la maglietta e ha tutto il busto in Voronoi. Sparire. Bellissimo. Ok. Ma sai che mi diventa purtroppo? Non ho visto il video. Se puoi provare una diapositiva, ce la potresti mettere in chat. Sì, dai, una diapositiva. Si chiama il video. No, comunque è figo perché tipo un giorno potremmo pensare al nostro busto sostituito da una stampa. La headshot è l'unico? Quindi, da parte si potrà fare. Che non si può. No, secondo me un giorno ci arriveremo ad avere il busto sostituiti. Che no. Sì, fatto da Mimi. Sì, da Daniel, bellissimo. Bellissimo. E un lavoro fantastico. Tra l'altro è una canzone che mi piace particolarmente. È un lavoro assurdo di cracking camera e tracking su. Rivedendo i gusti musicali di Marco. Sì, sì, beh. Tranne la musica napoletana. Tranne la musica napoletana e non voglio offendere i napoletani, però mi piace. Neo melodico, quindi. Sì, neo melodico. Beh, però liberato. Dai, va. Mi rappresento. Ci dice anche apprezza. Vabbè, sì, ci dice anche apprezza sempre. E niente. Non so, ragazzi, se avete domande da fare a Chiara, Ben, ad Angelo non me lo devi tecnicamente. Of course. Non mi esposto la musica perché ascolto solo tecnazzo, quindi sono pessima nei testi musicali. C'è Serginio, il nostro panchino. Il video, adesso è una diapositiva. Sì, ok, che è tutto le pezze. Primo, allora, per fare le domande, se vai con il mouse sopra The Stage is Lava, ti comparirà un balloon. Se clicchi su quel balloon, ti si aprirà alla tua destra della pare cinese qui, su una chat, e lì puoi scrivere. Affare cinese. Che non sentivo dire l'affare cinese. Ragazzi, io sono così tanto quanto smanettone, tanto quanto boomer e vintage, quindi ho questi miei attimi di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Per dire opla, quando ti si scende, quando ti si alza dalla sedia. Io amo alla follia la Uno Fire. La Fiat. Sì, la Fiat Uno. Allora, apriamo. Bellissima. C'è una più da bagno della Uno bianca. E anche la mia era bianca. Però. Franchino, volevi fare una domanda? Siamo due persone. Anche se c'è 100, la da. Ah, sì. Quindi la tecnazza, c'hai cioè, amico Fabrizio. Fantastico, il piacere di conoscerti, Fabrizio. Andremo a correre assieme. Ok. Dai, ragazzi, non fate i timidi. No, dai, perché si scrive. Stanno scrivendo, stanno digitando. No, a me è tutto molto chiaro, è tutto molto interessante il tuo percorso. Molto. Non ho capito perché ti è venuto più facile rispetto a me, per esempio, passare dall'arte tradizionale al 3D, perché tu facevi scultura. Ho fatto un po' di scultura, quello magari mi ha aiutato. Però, allora, questo non significa però che mi è stato facile passare, perché ovviamente all'inizio è stato un bello shock. Quindi era tutto molto strano, molto complesso. Cioè, adesso, vabbè, faccio la splendida così, però per me è stato dura, tanto qualsiasi altro studente, capire le V, per esempio, che senso avessero. Tipo, la prima crisi che le persone hanno, la prima crisi per scelte per sé è una tragedia. Infatti non so se ci sono i due ragazzi che sono stati in stage da noi, c'è Francesco che però no, non è qui, ci sta, forse mai li scrivo. Lui è più terrorizzato dall'UV, ma proprio perché ha l'ansia di vedere questo reticolo nello spazio piatto, poi tra l'altro. Sì,
capisco bene, però in realtà adesso quando devo fare delle uni sono felice, perché è proprio un momento dove ti usi, esatto, proprio io. Mi piace farne, da persona che prima li odiava, un po' come odiavo tantissimo i peperoni, non li sopportavo, e adesso sono quelli, quando ho visto anno. Quindi è un po' così, anche ZBrush per esempio è una tragedia, cioè è veramente, boh, per me è stato proprio arabo da capire, e però il desiderio di capire quanto era seguito il mio programma ha superato il fastidio di capire come ragiona, e poi c'è un po', capisci che quei ragionamenti sono logici, forse è un po' come imparare il tedesco, che magari è terribile, però da poi inizi a macinare e dici, ah ok, sì, logicamente funziona così. Questo fa sembrare che io sappia il tedesco, invece so, tipo, sono fermata alle basi, così, quindi non so parlarlo, non capisco niente, però c'è della logica un po'... È brutto di nero. È aumentato come se si c'è della logica, ma però poi ha senso ed è bello. E poi dopo diventa difficile usare Maya, e dici, ma perché non c'è questa cosa in Maya? Palle. Vabbè, però... Ci sta. No, ci sta che un approccio così complesso e ottimizzato non sia integrato in Maya per quanto riguarda la scrittura, perché in Maya c'è già tutti i problemi suoi. Quindi se... E implementare una roba che sia ottimizzata come in ZBrush, secondo me esploderebbe. Sì, esploderà, quindi assurati. Però anche sai spostare il TV, il viso, insomma, muoverlo in giro su ZBrush è molto più facile, secondo me, rispetto a Maya, che devi calcare più nuovi. Io sono il contrario, cioè la penso all'opposto. Cioè è più ostico muoverlo in ZBrush piuttosto che in Maya. Però vedo i... Molto bene, piacerà collegare Federico che qui in chat con noi. Perché è lo stesso Federico. Fa tutto in zebra. Fa tutto in zebra. Sono... Può essere un sorpasso da sotto, apre in zebra. Sì. Madonna. Ma poi è sempre una questione soggettiva, non è che esiste una verità assoluta. Quindi. Credo mai che ci sono le verità assolute. È come anche tipo usare il mouse o la tavoletta. C'è chi proprio la tavoletta la odia, e io la uso anche per scrollare Instagram la tavoletta. Quindi. È una la preferenza che Ti leggo la domanda di Franchino. Lì nella scuola del suo tema magro Valdissera, ti occupi solo di model textures o un pochettino di look dev? Questi amici di arte del bulbo pinifero digitale è una cosa che fa parte del tuo, come dicono quelli esperti, skill set grooming? No, allora grooming purtroppo non sa ancora parte del mio skill set, però mi gado un sacco, mi piacerebbe impararlo, e io spero di impararlo a breve sinceramente, perché mi sono svegliata una di queste mattine e ho detto voglio fare un gatto con il pelo grosso, con la coda grossa, e devo riuscire a fare un grooming, e Mauro ti ha detto che tu sei pazza, non azzardarti, e questo solo perché non vado incontro al non so ancora cosa vado incontro, però mi gasa è una skin che tempo che mi manca e voglio sicuramente approfondire. Io mi occupo di insegnare Photoshop, scultura tradizionale, scultura digitale, e poi questo e poi insegno un po' tattooing, cioè, a parte di moduli, magari c'è certe robe di accompagnamento alle lezioni di Mauro. E look dev, me ne occupo e soprattutto guardo, passo sempre molto tempo a fare a revisionare i lavori degli studenti, che è una parte molto importante nel nostro corso. Quindi chiaramente sono progetti degli studenti che si arriva fino a un certo punto di accanimento terapeutico, però sentiamo che siamo molto severi e sentiamo veramente di spingerli molto. Infatti è più alto come corso, e loro riescono sempre a tirare fuori il meglio da però hanno dei risultati che sono sorprendenti, io non avevo al livello, quindi. Cioè, secondo me sono proprio delle no, dico, i ragazzi sono delle spugne. Per esempio, i ragazzi che abbiamo avuto noi qui come stagisti,
Cioè, ma veramente hanno imparato molte cose in pochissimo tempo ed è fighissimo vedere questo. Quindi è una grossa soddisfazione, secondo me, quella sicuramente che voi avete sicuramente di più di noi, perché avete più una classe più numerosa, più utenti, però è molto fluido, è davvero soddisfacente. Sì, a me molto vedere, ovviamente in una classe, in un campione di persone, e ci sono sempre tre gruppi, quindi ci sono quelli che prendono il numero variabile a seconda della classe, sempre quelli dei super bravi, che noi abbiamo già avuto esperienza, hanno un dono naturale, quelli dei medi e quelli degli scarsi. E non c'è niente che mi dà più soddisfazione che vedere quelli che sono dei gruppi più bassi, diciamo, proprio diciamo l'Italia, così. Che non partono con delle skin perché magari non hanno mai fatto niente di 3D, non solo non hanno mai disegnato, eccetera, e vedere che cazzo alla fine del corso, o anche all'età corso, poi insegnare progetti così, sono andati bravissimi e sono a livello di quelli che magari già sapevano o si avvicinano. Quindi per me questa è una grande soddisfazione. Cioè, tutti ce la fanno, e una cosa che ci tengo sempre a ribadire è che questo lavoro, qualsiasi lavoro artistico, qualsiasi cosa, è molto, non è legata al talento iniziale di una persona, ma è legata a quanto ci batti la testa e a quanto ci lavori duro. Sì, sì, sì. E quella è una cosa su cui puntiamo, ovvero il duro lavoro e il talento, secondo me, ti aiuta a darti coraggio e a darti la spinta iniziale, però cioè io mi sono sempre considerata una persona che partiva con del talento. E poi mi sono trovata che questa mia presunzione o del talento mi ha completamente danneggiata. E sai, è proprio la storia della lepre e la tartaruga, no? Quindi io mi sentivo la lepre e sono superata da tutte le tartarughe e ho detto, aspetta un attimo, che sfigata, non so. E quindi allora mi sono capito che dovevo impegnarmi molto di più a studiare sulla tartaruga, perché il talento questa lì da chi si lavora duramente non fa soltanto riuscirci, e lo vedo tanto negli studenti e mi fa molto piacere quando vedo, e soprattutto quando dopo il master vedo che continuano a fare lavori e vedo che sono più belli, che sono incoraggi, e ripeto, perché non è che il pavimento finisce quando hai finito di studiare, cioè dopo devi continuare, cioè lì hai iniziato, cioè sei caduto dal nido e hai ripreso il volo, dopo devi vedere se ti schianti. Se prendi un po' i guantini potentissimo, è quello l'obiettivo. Sì, sì. Non si è finito. Tranquillo, dice una domanda che faccio spesso e che insegna, forse hai già menzionato questa cosa, ma chiedevo se hai mai pensato di andare all'estero per provare qualche nuova esperienza, ed eventualmente come ho fatto io anni fa, evolverti come un Pokémon. Okay. Così, forse il gatto intendeva il gatto che Tranquillo aveva fatto, il tuo ipata. Ah sì, che l'hai visto. Quindi hai in mente di evolverti come un Pokémon all'estero o di evolverti come un Pokémon in Italia? Sì, sto provando a evolvermi, e da grande voglio diventare Mewtwo. Poi quindi bene, e poi le menti delle persone, Pokémon preferito, però mi piace molto fare un'esperienza all'estero, però non mi vedo perché dovrei farlo quando sai da che sfigata, però al momento io sono felice ne qui, quindi quando sentirò il momento, che è il momento dell'evoluzione, che senti che la pelle di serpente sta stretta e bisogna farlo a nuta, allora certamente lo considererò la cosa, però insomma, mi piace seguire la corrente, quindi per ora ho lavorato per l'estero, non ho vissuto all'estero, mi piace viaggiare, mi piace sperimentare posti nuovi, culture nuove, e così per adesso però non sento che è il mio elemento, cioè io sto bene, quindi mi sveglio la mattina felice, torno a casa la sera felice, e quindi perché dovrei dovrei andare adesso? Quando sarà il momento lo farò. Oppure magari rimanevo, cioè, chissà. Evoluzione come self, più che come poco, non sarebbe più attinente in questo caso. Quindi, perfect self.
è un grave sigo, e anche lì beh, è più muscolosa, è forse quello, quello che bello, molto l'idea di fare dei viaggi, però giro aiuti veramente un sacco, proprio ad aprire i cervelli. Madonna, sì, sì. Infatti, appena posso, se riesco a farmi, quando riesco a farmi il viaggetto, così prendere e partire un weekend, quello per me è una cosa molto importante. Vedere posti nuovi, così cucina nuova, cibo nuovo, bello. Sì. Allora, finché sono ancora stata in Francia e mi sono molto contento. Mi sono contenta di essere tornata in Italia poi. No, ne parlavamo anche con Paolo nella scorsa live. Paolo Emilio Selva, diciamo che è una cosa in realtà molto soggettiva, tipo nel nostro caso che abbiamo voluto lasciare le nostre radici molto ancorate qui, è stata una scelta molto difficile perché ci sta facendo evolvere in maniera molto più lenta. Depende. No. Di come si evolverebbe un artista che va fuori e che fa determinate esperienze. Sicuramente se avessi la possibilità di vivere due vite, proverei anche a fare quell'esperienza. Però rinnego questa, ripeto, come ho detto prima, questa scelta in realtà è stata molto formativa. Dal punto di vista anche imprenditoriale, qui, vabbè, nel nostro caso perché abbiamo aperto una società, cioè, e questo ci ha formati molto su questo punto di vista. Però sicuramente fare l'esperienza in una grossa realtà ci avrebbe fatto evolvere molto più velocemente. Abbiamo fatto dei corsi frontali. Io, per esempio, ritornando alla questione scultura, perché sono passato dall'analogico al digitale? È perché mia madre mi stava per cacciare fuori di casa quando ho preso il mio primo tronco di cirmolo, lo portai in camera, tirai fuori il letto. Non c'entrava il tavolo da lavoro, perché io come regalo di 18 anni mi feci regalare un tavolo da falegname fatto a mano, artigianale. E praticamente lì ci montai il blocco di cirmolo e iniziai a fare un casino della Madonna in camera. E mia madre mi disse: tu o smetti adesso oppure te ne vai tu il cirmolo e la scultura. Quindi un po' qua avevo tipo 18 anni, 17 anni circa. Dissi: vabbè, no, ancora bisogno del mio letto e della mia stanza, quindi vediamo cosa riesco a fare nel digitale, visto che spazi non ce li ho. E feci il primo corso con Daniel Angelozzi. Nel 2012 forse, fine 2012, a cavallo del 2000, non mi ricordo, comunque in quel periodo là. E quindi questo è stato il motivo. Però nonostante questi corsi di formazione individuali e non, l'evoluzione è stata sicuramente un po' più lenta, e poi vedo in generale, cioè facendo parte di una generazione diversa da quella attuale, vedo che la generazione di adesso è ancora più iperattiva di quanto lo siamo noi e impara tutto in una maniera assurda. Cioè, è stratosferica. Poi, ovviamente, quello che abbiamo a disposizione ora sul web, 10 anni fa, 15 anni fa, non c'era. Sì, l'esperienza fuori sicuramente ti forma dal punto di vista anche di lavorare in un team e rispettare il lavoro di squadra, perché questa, secondo me, è una delle skill più grosse. Infatti, noi quando reclutiamo qualcuno per qualche progetto, la cosa che valutiamo principalmente, cioè io preferirei più lavorare con, ovviamente in base ai tempi, delle consegne che abbiamo, eccetera, eccetera, preferirei più lavorare con uno junior che sa lavorare in team, accetta i consigli, eccetera, eccetera,
piuttosto che con un senior che se la crede, dice no, dobbiamo fare come dico io, eccetera, eccetera. Cioè, preferisco più questo approccio, che sicuramente lo apprendi e apprendi la, l'importanza proprio nelle grosse produzioni, dove devi rispettare dei tempi, se non li rispetti sei fuori. Quindi questo è sicuramente un ottimo motivo per andare a fare un'esperienza fuori, specialmente per i più giovani. Noi ormai siamo fatti vecchi, cioè i parlapenni. Quindi ormai l'esperienza fuori è troppo tale. Sure. Però sì, sarebbe stato bello. Beh, sì, io credo che sia stato tutto anche da consigliare ovviamente. Cioè, no, io credo che devi un po' seguire il tuo cuore. Quindi, come prima, la scelta che tutti dicono che è quella figa, non è detto che sia figa per te. Quindi, cioè, se sei un pesce, non sarei bravo. Se non è proprio per scalare gli alberi e andare in giro per il deserto. Quindi, insomma. Ognuno deve scegliere qual è la sua strada, perché io continuo a ribadire che la cosa importante è il lavoro, cioè la priorità è trovare il lavoro che fai ti piaccia, perché tu devi stare più di 8 ore al giorno a fare una cosa e non devi seguire il sogno degli altri, devi seguire i tuoi. Quindi se tu sei felice a raccogliere patate, beh, cazzo, cioè io sono felice di io, quindi patate fritte e poi chi se ne mangia. No, infatti, cosa fai? Te cosa detto un po' io a farti le patate fritte. Quindi, sta lì. Dopo bisogna seguire il flow degli eventi, di quello che succede. Se tu senti il desiderio e quella è la tua strada, allora devi combattere per farlo e andare. Perché è quello che ti dà felicità. Ecco, magari quello ti piace, torni indietro. Oppure hai finito qua e vai. Sì. Sì, no, perché al tempo stavo leggendo anche le messaggi che si stanno condividendo, Mauro e Franchini. Ciao ragazzi, va bene, lasciamoli perdere. Ho tanto date e come al solito, quindi ai classi si aspettano l'inferno poi. Sì, sì, sì. Niente. Dai, io, se, a parte raccogliere patate, portare caffè e poi lo stipendio, la posizione in poco tempo, allora scherza Franchino in quel caso, per me, insomma... Da giovani sia l'impeto, è giusto così, insomma, sono ragazzi. Yes. Va bene, allora secondo me possiamo anche concludere qui la live. Sì. Grazie mille, Chiara. È stato un piacere parlare con voi, parlare con i presenti. E sono stata molto felice di partecipare. Grazie. Grazie mille, Chiara. Grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato. Vi ricordo che se volete, vorrete vedere la live in podcast più che altro, no, come si dice, potrete farlo iscrivendovi all'area NIP, dando un contributo alla community di circa 3 euro al mese. Potrete poi vedere tutte le registrazioni, tutte le live che abbiamo fatto finora. Sì, sì. E in più partecipare anche agli altri... E non solo, sì, ci sono anche altre cosine, sì. Trovate tutto scritto nel Ko-fi. Sì, sì, sì. Insomma, per la prossima live, tra l'altro Chiara ti invitiamo tutti quanti, ci sarà Franchino, sarà il prossimo intervistato. Quello dei peli. Il signore del pelo. Diamo un'anteprima oggi. Ma l'abbiamo detto. No, abbiamo detto, Franchi, e mo ci devi stare. Dobbiamo fare. Sarà una sorpresa, e quindi non la diciamo adesso. Vero. Esatto. Vero. Emilia, un abbraccio virtuale a tutti, anche a te, Chiara.
e a Mauro anche, tutti quanti, insomma, ho visto in Ciafoto, e alla prossima, e grazie per essere stati qui con noi. Ciao a tutti, grazie. Ciao ciao. Ciao.